Signore e signore, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla dall'alta tele di lavoro, da Cassino. E questa sera staremo un altro retto insieme, ma questa volta non per parlare di storia o di arte della terra di lavoro e del regno, ma parleremo di un qualcosa che è molto attuale e che ha comunque dal sapore antico. Parleremo di acqua. E con chi ne parleremo? Ne parleremo con Renato De Sanctis, un personaggio che a molti non dirà nulla, soprattutto fuori Cassino, ma ai Cassinati è una persona molto molto conosciuta per mille motivi che poi starò brevemente a spiegare. Intanto salutiamo il nostro ospite. Renato, come stai? Tutto bene? Buonasera a tutti, sì, grazie mille, grazie per l'invito, Claudio. Sei molto, vedo che stai in gran forma, Renato, Grazie. complimenti. Allora, Renato De Sanctis chi è? Renato De Sanctis è una persona che a Cassino è famosissimo per il mondo dello sport. Ha scritto da capitano pagine memorabili del calcio cassinato nei tempi d'oro fino ad alzare la Coppa Italia nell'86 in una competizione veramente incredibile che l'ha portato a vincere a Viareggio la Coppa Italia dilettanti contro una squadra che era di categoria superiore del Formia. Ma poi Renato De Sanctis è anche importante perché è un punto di riferimento per tutti i cassinati, figlio di un merito professore che tutti conoscono per la sua enorme cultura, persona molto molto colta. Ma Renato è anche lavorato da burocrate vero, nel senso nobile del termine, nell'Agenzia delle Entrate, in Equitalia, quindi conosce benissimo tantissimi meccanismi della burocrazia che a noi sfuggono. Praticamente se qualsiasi bolletta che voi prendete, che possa essere telefonica, Enel, acqua, che parleremo dopo, lui te la sa capire anche nelle minime virgole, riuscendo ad andare oltre gli stessi creatori di questi strumenti che in Italia sono diabolici. Renato, il titolo del convegno, credo che l'hai letto, l'acqua bene indisponibile, indisponibile insieme all'aria e al fuoco. Che ne pensi di questo termine? Gli ho dato il termine giusto oppure è qualcosa Ma che il potrebbe... termine giusto, e purtroppo diciamo se ne sono accorti anche le grosse lobby finanziarie di questa situazione. E infatti, voglio dire, se dobbiamo fare ecco, un piccolo resoconto, io partirei proprio da questa situazione che si è venuta a creare al di là di quello che è stata la libertà di commercio che si è creata. Cioè, hanno capito chi ha interessi naturalmente molto molto alti che era il momento di cominciare a attaccare, forse per il termine giusto, quelli che sono i cosiddetti beni indisponibili che creano di per sé mercato, perché appunto lo dice la parola, essendo indisponibili vengono cercati dalle persone perché appunto molti di questi beni indisponibili poi sono vitali. Quindi la lotta all'acqua già da qualche anno è in movimento in tutto il mondo e gli asset finanziari ne stanno prendendo possesso. Leggevo un articolo molto molto interessante proprio ieri che oggi noi non ci rendiamo ancora conto di quello che potrebbe essere una situazione che si verrà a creare fra una decina d'anni. Ma fra una decina d'anni veramente si potrà creare una situazione per cui chi ha la possibilità di comprare l'acqua sopravvive e chi non ce l'ha muore. Quindi deve essere un monito, voglio dire, questo che io sto dicendo per tutti quanti, un monito per lottare affinché l'acqua rimanga un bene pubblico, affinché l'acqua sia il bene che noi dobbiamo lasciare in eredità ai nostri figli e ai nostri nipoti. Quindi ho azzeccato bene il titolo, indisponibile. Sicuramente, sicuramente. I Ma beni che oggi stanno attaccando sono l'acqua, la sanità e l'istruzione. Questi sono i sì. tre beni importanti che stanno attaccando le lobby finanziarie. Forse. Naturalmente le lobby finanziarie, fammelo dire, in combutta con la politica, perché la lobby finanziaria fa il progetto e la politica lo attua. Diciamo Renato che la lobby finanziaria finanziano le politiche, questi sono tutti i politici che stanno lì per le multinazionali. Una volta dei tiranni si sapeva nome e cognome, invece la tiranni del terzo millennio sono le multinazionali che noi non conosciamo e che utilizziamo tutti i giorni, ma sono i veri tiranni universali. Beh, è questo che bisogna capire. Non hanno nome e cognome, almeno prima sapevi il nome e cognome dei tiranni, adesso no.
non lo sai. Ma hai dimenticato il quarto punto molto importante, Renato, è l'altro elemento di oro nero, è la monnezza che sta... Che fra poco ci seppellirà e sta arricchendo non da poco sì, però io ti ho parlato di beni vitali. La monnezza non è un bene vitale, anche se è un bene strumentale che crea quelle stesse situazioni di lucro dell'acqua, dell'istruzione e della sanità. Sono d'accordo su questo, Renato, ma certo. In Italia non avevamo fatto un referendum che bocciavamo, è stato l'unico referendum che abbiamo superato il 50%. Sì, però Claudio, permettimi parlare di, come devo dire, tritare sempre questa notizia che per carità è importantissima e acclarata, è una volontà di oltre 11 milioni, se ricordo bene, di persone che hanno votato in un certo senso, è una giustificazione casomai a trovare una non soluzione. Sì, il referendum è stato un'indicazione forte del popolo. Ma se poi la politica non ha legiferato in tal senso, è chiaro che noi il referendum è solamente una consultazione che è rimasta lì. Allora il cittadino che ha coscienza di questo deve attaccare la politica, spingere la politica affinché legiferi a secondo quello che il referendum ha dato come risultato. Questo è il concetto. Il problema, Renà, che dietro quel referendum più di 10 anni fa c'era un partito che gestisce adesso, poi le parleremo dopo, la questione dell'acqua. Lì ha votato a favore dell'acqua pubblica, però invece non fa nulla per cercare di risolvere questo problema. Claudio, la questione dell'acqua, gli interessi intorno all'acqua sono trasversali. Adesso non è un problema di un partito, non è un problema di interessi di uno o dell'altro. Gli interessi sull'acqua sono interessi di tutti. C'è chi fa finanza, chi fa industria e chi, come noi poveri cittadini, subiamo le conseguenze. Questa è la verità. Va bene, Renato, dimmi una cosa, ma spiegaci un attimo come Cassino, che si trova sull'acqua, si è ritrovata a non avere più la disponibilità della sua acqua. Un po' di storia ce la vogliamo fare? Cassino, oppure... Cassino non è che ha una storia a sé particolarmente diversa da quelle... da quelli che sono i comuni del lato 5, perché come tu saprai, a seguito della legge Galli sono stati istituiti gli ATO, che sono niente altro che dei recinti entro il quale hanno istituito una gestione che è una gestione unica. Che significa questo? Significa che ogni ATO, che per lo più è delimitato dalla provincia più o meno, ha un gestore, il quale gestore, poi spiegheremo il perché, non può essere né cambiato né scelto né tantomeno sottratto, è il gestore in monopolio gestionale, scusatemi la ripetizione, del servizio. Quindi che significa? Tu o fai il contratto con quel gestore oppure dovresti non avere l'acqua se hai la fortuna di poter avere un pozzo, diciamo così. Allora, capisci da solo che è una situazione, voglio dire, abnorme, una situazione che non si riesce a concepire. Tra l'altro, i ben pensanti ti spiegheranno che la gestione di monopolio e quindi la sottrazione della gestione del servizio idrico a quello che è il mercato, tra virgolette, è stato fatto per tutelare il bene acqua, ma invece i risvolti sono propriamente... contrari a quella che era la finalità. Mi spiego meglio: il gestore fa e disfa come gli pare, sia nella gestione sia nelle tariffe, e poi vedremo perché, e nessuno può dirgli niente, perché l'utente non ha la possibilità di cambiare gestore. Ecco il paradosso. E infatti, Renato, il problema è questo: io siccome sono ignorante, e l'ignoranza è la nostra forza, è la mia forza, quindi non mi prendere per folle se faccio delle domande banali. Io dico figurati. Ma sono alla fine hanno privatizzato l'acqua, ma senza metterla nel libero mercato, perché l'hanno affidata a un gestore solo. Questo è il problema. Quindi vediamo un po', poi parleremo al comitato del comitato. Quindi che cosa succede? Che c'è due soggetti, ATO 5 e ACEA, giusto? Sì. In questo caso per la regione Lazio. Quindi che l'ATO 5 è no, la per politica... la regione Lazio, per la provincia di Frosinone. Sì, per la regione Lazio ci sono altri ATO, no? C'è l'ATO 2, sì, no, Roma, l'ATO 4.
Assolutamente sì, parlo degli ATO, però poi parlo di ACEA, che è il protagonista, è sempre lo stesso soggetto che sta a discutere con i vari Allora, ATO. no, facciamo una puntualizzazione, se no Prego. qualcuno non può capire. ACEA SPA è una holding che ha delle controllate e delle partecipate. Alcune controllate, tra cui appunto ACEA ATO 5 SPA, al 98% è controllata dalla holding, è il gestore del servizio idrico in provincia di Frosinone. Ah, ecco, questa è Chiaro? la sì, chiarissimo. E l'ATO è il consorzio dei comuni, giusto? Quindi dei sindaci che possono decidere o non Sì, decidere, oppure sono l'ATO soltanto è dei in realtà notai, semplici notai. il recinto territoriale dove insistono determinati comuni ed è un recinto provinciale. Al di fuori della provincia c'è solo un paio di comuni, Rocca d'Evandro, perché Caserta e qualche altro comune, che non mi ricordo un altro comune che è sempre la provincia di Isernia, se non sbaglio, e poi sono Menafio? tutti provinciali. Tutti i comuni della provincia di Frosinone, meno quattro comuni, Giuliano di Roma e qualche altro comune che invece è nel lato 2 a Roma. Sì, Giuliano di Roma appartiene a Roma. perché evidentemente sono state delle regioni geografiche, capito? Noi abbiamo parlato di ACEA e ATO 5, ci sono altri soggetti pubblici, enti che ruotano attorno a questa parola acqua, credo che ci sia qualche altra cosa, chi definisce tariffe, c'è qualche altro ente che sta attorno a quest'altra, Ma che tu accompagna parli questi per due. noi come ATO 5? Allora c'è ACEA, ATO 5 e poi chi c'è? Non so, ci stanno No, l'ARERA, ci nel sono lato altri soggetti. 5 c'è una consulta di ambito dove fanno parte solamente alcuni comuni e che avrebbero come devo dire, un compito di preparazione dei lavori, quando si fanno le tariffe, quando ci si fanno gli investimenti, dovrebbero preparare questi lavori e poi tramite la Stogel, la segreteria tecnica che opera da un punto di vista appunto tecnico, portano le proposte nell'assemblea dei sindaci del lato 5, quindi quando partecipano tutti i sindaci poi che deliberano. I prezzi, come vengono i prezzi e le tariffe chi è che li definisce? Come vengono Guarda, studiati? questa è una storia assurda, almeno in provincia di Frosinone, perché ACEA, tu devi sapere, ACEA ATO 5 naturalmente, ha chiuso il contratto con la provincia di Frosinone, e quindi con l'ATO 5, nel luglio 2000, o giugno-luglio 2003, 2003. Nei verbali, quando ha preso tutti i servizi dei comuni, quindi le condutture, i pozzi e quant'altro, hanno dichiarato che la dispersione era, se non sbaglio, intorno al 55-54%. Dal 2003 a oggi, che è 2023, quindi 20 anni, 2021, quindi 18 anni, scusami, ogni anno l'ACEA ha preparato un piano per poter fare investimenti, fare lavori e quindi migliorare quella che era la rete. Paradossalmente, l'investimento fa alzare la tariffa perché si paga proprio con la tariffa l'investimento. Ma comunque, se tu investi e ottimizzi la rete, la dispersione deve scendere. Dopo 18 anni, noi abbiamo avuto tariffe che sono aumentate del 300%. E abbiamo avuto la dispersione che dal 54% è passata al 76%. Questi numeri così crudi forse a qualcuno non dicono niente, però ve li spiego in una maniera molto semplice. Significa che ACEA ha annunciato gli investimenti e quindi le tariffe sono salite, non ha compiuto gli investimenti o li ha compiuti in una percentuale molto bassa e quindi La praticamente la dispersione dispersione è è una. Qui, aumentata. quindi E la fammi toccare un dispersione. punto, così parecchie persone forse non sapranno, le rendiamo i dotti. E questo è un motivo di accusa per cui gli ultimi tre amministratori di ACEA ATO 5, meno questo che è presente per capirci bene,
quindi dal penultimo, terzultimo e quartultimo, sono sotto processo perché hanno falsificato anche partite di bilancio proprio per il motivo che vi dicevo prima. È un'accusa, non è certamente il processo. È un'accusa, della... infatti sono sotto processo, per carità. Quindi, si dovrà dimostrare la ragione degli imputati oppure la colpevolezza. Ti faccio questa domanda e poi fai una breve presentazione del comitato e come nasce. A questo punto la domanda mi viene spontanea. La dispersione è inversamente proporzionale all'aumento dei costi, al paradosso. Ma in questi anni chi doveva controllare? Ha controllato. Chi doveva controllare? L'ATO? Altri organi che... Cioè, come mai siamo arrivati a no, questo? L'ATO diciamo, è l'entità giuridica dei sindaci che si servono di una segreteria tecnica che si chiama STO, la segreteria tecnica organizzata. È chiaro che ci dovrebbe essere un controllato e un controllore, però poi quando... Le finalità diventano le stesse, cioè è evidente che chi doveva controllare evidentemente non ha controllato, per forza, altrimenti quindi... sarebbe stato anche non ci sarebbe stata neanche evidentemente l'inchiesta della magistratura che ha portato appunto a 10 imputati sotto processo. Ma 10 sono tanti, 10 che fanno parte, diciamo, dell'organizzazione, perché appunto ci stanno un paio di persone che erano la segreteria tecnica, ci stanno tre amministratori della CEA, ci sono dei sindaci di società, non sindaci dei comuni, i sindaci di società, e c'è anche il responsabile della società che doveva certificare il bilancio. Quindi, insomma, è chiaro che i numeri non è che li puoi cambiare solamente tu che fai il bilancio, devi avere dei raccordi con chi controlla e con chi altro li guarda, insomma. Quindi parlando di Cassino, parliamoci chiaro, Cassino per anni ha avuto danni a CEA, però chi doveva pagare la bolletta CEA è, diciamo, che era il circondario di Cassino, poi Cassino Centro è rimasto fuori da questa cosa. Sì, allora già da tempi remoti Cassino ha avuto due tipologie di servizi: uno che lo controllava il servizio acquedotto degli Aurunci e riguardava soprattutto le periferie, e uno era Cassino Centro che usufruiva del proprio acquedotto, in realtà era il comune stesso che faceva il servizio. Mentre il ex Aurunci è passata nel 2003, quando ha iniziato la gestione a CEA, Cassino Centro, per motivi diversi, con opposizioni al passaggio e con consegna dell'acquedotto e quant'altro, è riuscita ad arrivare fino al 2017, quando poi il Consiglio di Stato gli ha obbligato, tramite un commissario ad acta, a dare tutti gli elementi dell'acquedotto a passare ad Acea. E quindi Cassino Centro è dal 1 luglio che si trova sotto la gestione di Acea. E qui nasce il Comitato Nuova Acea, giusto? Sì, guarda, il Comitato Nuova Acea è nato un po' per caso, perché nella vecchia gestione di Alessandro c'era un consigliere che diceva che noi non potevamo assolutamente fare niente perché Acea era gestore per legge, quindi non c'era possibilità di poter rompere questo contratto, che è un contratto di convenzione, poi quant'altro. Questo fatto mi incuriosì, mi guardai, insomma, cominciai a leggere un po' di norme, di carte e tutto, e ho visto che già questo consigliere, anche forse bonariamente, però sicuramente ignorantemente, non conoscevo alcune norme che io gli ho cominciato a far leggere, le ho buttate in faccia e ho detto: guarda, stai a dire delle cose non giuste, perché questo e questo. E così è nato questo comitato che adesso conta quasi 5 anni, e su 5 anni lo possiamo dire che stiamo buttati in mezzo alla strada per cercare di trovare la soluzione. Nel frattempo naturalmente abbiamo fatto degli atti amministrativi, perché poi
lo dico così qualcuno riesce ad ascoltare, le battaglie non si vincono solamente gridando e urlando, anzi non si vincono proprio così. Le battaglie si vincono perché c'è una forza dal basso evidentemente che spinge verso un obiettivo, ma poi bisogna trovare soluzioni o politiche, in questo caso ci serve una soluzione politica, o amministrative, oppure legali, nel senso di far intervenire la magistratura se ci sono gli estremi per poterla far intervenire. Renato, prima di parlare del contratto, voglio anche farti spiegare, dici tu, soprattutto farci capire le voci della bolletta che sono incomprensibili e dove ci sono alcune voci, tipo il Prodi e altro, che solo tu sei stato capace di capire che cosa significassero e soprattutto lo hai spiegato agli stessi impiegati dello sportello che non sapevano cosa rispondere. Addirittura c'è qualcun altro dirigente importante che non sapeva nulla di questa cosa. Spiegaci un attimo delle voci particolari di queste bollette che ci arrivano dal Prodi e Ma anche no, altro. innanzitutto, guarda, innanzitutto un altro paradosso è la tipologia del calcolo che fa ACEA. Adesso lo dico a voce, però non è che sia tanto semplice capire se non c'è uno schemino, però te lo faccio solamente sulla prima fascia di tariffa. Noi abbiamo una fascia di tariffa che è l'agevolata, che ti permette un consumo da 0 a 55 metri cubi. Allora ti faccio a te la domanda, scusami, se tu una bolletta ti arrivano 20 metri cubi, tu con quale tariffa la paghi? La paghi con questa agevolata, perché stai dentro ai 0,55, Certo, giusto? giusto. Invece ACEA non usa questo metro. ACEA Perché ti usi? dice, tu 20 metri cubi, quando li hai consumati? In 3 mesi, 90 giorni? Allora, i 55 io te li divido per 4, perché 3 mesi è un quarto di 12, giusto? Sì. 55 diviso 4, quante sono? 14, diciamo, no? Più o 56. meno, Allora, più o meno. 14 te li va a pagare con la tariffa agevolata 1,10, non mi ricordo quanto viene. E 6 ti risposta in tariffa base a 1,25, quello che è. Ah, Che significa? Io ha usato le tecniche delle compagnie di telefonia ti mobile. ho fatto un esempio che, come devo dire, sbalza poco, però se fossero stati 60 e quindi 55 tu li dovevi pagare tutti in tariffa agevolata, tu andavi con 60 in terza eccedenza, superando solamente di 5 la tariffa agevolata. Allora, la loro giustificazione che dicono? Dicono comunque io poi a fine dell'anno ti faccio i conguagli, e lì purtroppo succede il cataclisma, perché per capire veramente un conguaglio di ACEA devi essere un ingegnere, non lo so, elettronico, oppure dovresti prendere tutte le bollette, mettertele una in fila all'altra, vedere primo trimestre che hai consumato, secondo trimestre che hai consumato, terzo trimestre che hai consumato e quarto trimestre che hai consumato, farti la somma, arrivare a 55 e poi scavallare da 56 a 108, e poi È una cosa impossibile. assurda. Ma Quindi io non voglio dire che ci rubano, vengono meno sicuramente a quello che è un dovere del gestore di far uscire una bolletta trasparente e che si capisca. veramente c'è un legislatore che ha deciso anni fa che ha imposto alle aziende di fare delle bollette semplici, di Certo. facile comprensione, ma ACEA riesce a fare tutto quello che vuole senza che nessuno gli possa dire niente. Ma come mai c'ha questo potere così spaventoso? È Però una cosa incredibile. Claudio, il fattore tecnico è interessante e importante. Io vorrei E parlare dimmi, dimmi. delle motivazioni per cui una percentuale molto alta di cittadini, io presumo intorno all'80%, non vuole ACEA, ed è perché i sindaci non ascoltano i cittadini. Va bene. Pur consapevoli che ACEA sta dando un pessimo servizio a tariffe più alte di tutta l'Italia. Allora, prima di dirci questo, facci capire una cosa. Sono tanti comitati che sono nati nella provincia di Frosinone, ognuno sceglie le sue strade. Perché il comitato Noacea ha deciso quella strada? Poi parleremo di quello che
le motivazioni che possa ha deciso l'articolo 35, credo, che è quello noi più, secondo una te, più giusto. Questo lo devo dire, perché molti ce lo dicono che siamo presuntuosi, e noi ce l'abbiamo questa presunzione. Noi abbiamo la presunzione di leggere e di capire, questa è la nostra presunzione, e abbiamo letto tanto prima di esprimere una nostra volontà. Per cui diciamo che l'articolo 34, che è stato applicato da 33 sindaci che l'hanno votato, che sarebbe poi la risoluzione, non è stato niente altro che una falsa pista per far sì che i sindaci si facessero dire che erano contro Acea, ma che in realtà invece facevano il gioco di Acea. In che senso? Nel senso, la risoluzione era ed è stata opposta al TAR. Il TAR ha dato ragione ad Acea, perché gli addebiti che erano stati fatti non erano tutti quelli che erano fatti giusti, e quelli che erano rimasti non potevano condizionare un contratto di convenzione in essere. Nonostante ciò, i sindaci hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato, e questo pure è stato demagogico, perché loro sanno che quella sentenza del io ho sfidato chiunque a scommettere, io 1000 e loro 10, è una sentenza blindata, e il Consiglio di Stato, quando si esprimerà, io dicevo passeranno 4-5 anni e rimarremo incastrati in questo, in queste catene, e così è stato, quando si esprimerà darà torto ai sindaci e darà ragione ad Acea, confermando la sentenza del TAR. Tutto invece qui. Comitato d'Acea, invece noi abbiamo scelto, abbiamo come dicevo prima, abbiamo letto, abbiamo visto, abbiamo scelto di poter percorrere l'articolo 35 della Convenzione, che prevede il recesso unilaterale da parte del lato. Che significa questo? Significa che l'Assemblea dei Sindaci, senza dimostrare il perché, il per come e per quando, decide, se decide di mandare via Acea, vota l'articolo 35, il recesso, ed Acea nel giro di 2 anni e 6 mesi, minimo 2 anni e 6 mesi, quindi non è che va via domani mattina, è chiaro questo, Acea è obbligata ad andare via. Però dobbiamo essere onesti, perché tanti non l'hanno capito, fanno demagogia, dice chissà che ci costa a noi cacciare Acea, a parte che non si sono fatti i conti, se fossero 50 milioni sono 100 euro a cittadino, io ne caccerei solo i 500, no 100 per cacciare Acea, a parte questo, ma la norma prevede che il nuovo gestore, quindi non i comuni, il nuovo gestore deve rifondere ad Acea gli investimenti fatti, e non so quali siano perché ne abbiamo parlato prima, no? Investimenti fatti che ad oggi non sono stati ancora ammortizzati. Ma tutto questo, perché gli ignoranti, io me lo permetto questo, gli ignoranti ce ne sono molti, di tutto questo c'è già una copertura finanziaria, perché quando l'investimento annunciato o fatto, molti annunciati e pochi fatti, ma ammesso che siano stati fatti tutti quanti, l'investimento viene messo in bilancio, la tariffa dopo 2 anni subisce un aumento proporzionale per tutti gli anni che ancora ci saranno, quindi fino al 2033, con un piano di ammortamento a copertura di quegli investimenti. Che significa tutto questo? Claro, significa che se noi dovessimo liquidare gli investimenti ad Acea, potremmo avere il problema di liquidizzarli i soldi, ma è facilissimo, fai un medio credito, i comuni lo prendono, prendi 50 milioni, 100 milioni, quei 100 milioni, ammesso che siano 100 milioni, io sto sparando un po' alto, ammesso che siano queste le cifre, tu hai già la copertura finanziaria. E qual è la copertura finanziaria?
sono le tariffe in vigore che già comprendono gli investimenti. Quindi tu incassi la tariffa e ci paghi la rata di quell'eventuale mutuo. Quindi significa che il recesso è a costo zero. Renato, dimmi una cosa, c'è anche un altro fatto che io andando in giro per lavoro, molti sindaci mi dicono, siccome noi Cassino abbiamo l'acqua, vabbè, molti sindaci avrebbero difficoltà a gestire l'acqua pubblica nei loro comuni, quella è anche la scusa che dicono. Però, no, ma tu invece... anche tu stai fuori binario, scusami Claudio, i comuni non gestiscono niente. Ho capito, comuni non gestiscono niente perché c'è l'obbligatorietà della gestione unitaria, te l'ho detto prima. Perfetto. Allora già c'è la norma, esiste da sempre sul testo unico dell'ambiente, sul decreto legislativo 152 del 2006. Andatevi a leggere l'articolo 149 bis, dove a una lettera, se non sbaglio, C del 149 bis, prevede che si può fare una società totalmente pubblica per non partecipare ad una gara pubblica, e in questa società costituenda ci possono essere o solo alcuni comuni del lato o tutti i comuni del lato. L'importante è che sia pubblica. Se tutti i comuni del lato partecipano, diciamo che questa società è la gestione di tutti i comuni. Se invece, ammesso che possono partecipare Cassino, Frosinone e Sora, per fare i comuni più grandi, fanno una società pubblica e tutti gli altri comuni avranno come gestore una società pubblica composta da questi tre comuni. Semplicissimo. E un'altra cosa che voglio dire, la società non dovrà assolutissimamente essere un'SPA, perché sennò si cade nel tranello poi delle lobby, ma una società semplice, una società molto snella, un SRL, anche con 10.000 euro di capitale sociale. Eh sì, perché la funzione è pubblica, quindi non è certo. Una cosa. Poi però che significa? Scusi, ma significa che la proprietà è pubblica e tu la devi gestire, non con la mentalità del politico di 20 e 30 anni fa, perché sennò fai i carrazzoni politici dove vorresti far assumere tuo nipote o dovresti... No, poi c'è la gestione che deve essere industriale. Ma io non mi sto inventando niente, già esistono queste società e non sono società piccole. Milano è una società fatta così, infatti pagano l'acqua. Milano c'ha la dispersione più bassa d'Italia e pagano sotto 200 euro all'anno. Capito? Renà, ma pure Roma pagano, io ho visto le bollette che stanno a Roma e pagano 20 euro, pagano 20 euro ogni due mesi, eh. No, sono aumentato le bollette. Roma ci aveva, noi pagavamo tre volte la tariffa di Roma, poi siamo arrivati a due volte. Vabbè, ma questo è comunque, voglio dire, dipendente da una gestione più o meno virtuosa. Però scusami un attimo, tu lo capisci da solo. L'apparato, non parlo della holding, ma io parlo sempre di ATO 5, no? L'apparato di ATO 5 è secondo me sproporzionato rispetto al lavoro che dovrebbe fare, nel senso presidente, amministratore unico, consigliere di amministrazione, dirigente, servizio legale, quant'altro. Tutti quei soldi là che sono spese di bilancio vanno a finire la bolletta, perciò aumenta la bolletta. È un carrozzone, è un carrozzone, è tutto un carrozzone qua. Acea, che sta dietro quando parla Stirpe, il presidente del Frosinone, non so se hai visto, c'è il logo Acea. Quel logo Acea costa, non lo so, 500, quanto costa? 200.000 euro, quello che costa? Quello sta sulla bolletta. Hai capito, no? E noi non possiamo sopportare questo, anche perché c'è gente, oggi mi è capitato di toccare con mano perché lo sto seguendo proprio io, che ha avuto il distacco dell'acqua non perché ha abbracciato la nostra lotta, ma perché non può pagare. Io sono andato ai servizi sociali a perorare la causa di un nostro concittadino e anche qui ho trovato
situazioni veramente da ridere. Dopo 40 giorni ancora non hanno fatto una relazione per mandare a Genova. Vabbè, questo è un altro ragionamento. Lasciamo perdere quest'altro servizio Lasciamo che fa. perdere proprio. Ma dimmi una cosa, Renà, ma chi ha aderito all'articolo 35 dei comuni? Chi è che ha fatto? Chi è tra i comuni che non Allora, no, patrocinano? noi abbiamo, vabbè, io personalmente ho fatto un accordo, e tu penso ne sei al corrente, un accordo Certo. preelettorale quando Salera andò al ballottaggio, firmammo 5 punti e un punto basilare era proprio questo. L'anno è passato più di un anno e mezzo, l'abbiamo portato in Consiglio Comunale, è stata approvata all'unanimità. Cioè, praticamente l'indirizzo politico del comune di Cassino è che se mai si va in assemblea ADO 5 si dovesse votare, vota a favore dell'articolo 35. Solo Cassino. Altri sindaci li ho contattati, qualcuno ci ho parlato come il sindaco di Sora, ci ho parlato, gli ho lasciato la nostra iniziativa, altri incontri ce ne ho fatti, altri incontri li devo fare, dopodomani vado a Frosinone a incontrare altri consiglieri comunali, Castellini pure li ho incontrati. Sto a lavorare, però è un lavoro difficile perché poi c'è uno zoccolo duro dove vai a sbattere, che è proprio la politica vera, che la politica ha stretto patti con la finanza, in questo caso con Acea, ha mangiato con Acea e non può tornare indietro perché è ricattabile, è semplice. Ma c'è un problema però, guarda che questo problema che stai risolvendo questa mattina si sta diffondendo a macchia d'olio in tutta la provincia di Frosinone. Infatti, Ma no, non infatti riesco a io mi capire. sono Infatti, non riesco. battuto e Aspetta, aspetta, non riesco a capire come i sindaci, lo stesso Draghi, sta spostando sempre più le cartelle esattoriali. Ha bloccato la TASI, addirittura l'ha sospesa. Acea addirittura quest'anno col problema Covid, con l'ATO 5, i sindaci hanno aumentato ancora le tariffe. Cioè, non ho capito. È qualcosa di Claudio, il incredibile. problema non si può risolvere da un punto di vista Lo politico, so. perché risolvere il problema significa per tanti perdere dei soldi, per tanti. Io ho presentato al sindaco e l'abbiamo mandato a Frosinone, presentato a Frosinone come proposta del comune di Cassino per una tariffa sostenibile. Cioè, molti non la conoscono questa parola. Che significa sostenibile? Significa che un utente cittadino medio che guadagna mediamente una certa cifra, al netto di quelle che sono le necessità di mangiare, bere, dormire, pagare il fitto, pagare il mutuo, perché allora gli rimane una certa cifra. Tu non puoi permettere che una tariffa, e quindi la bolletta in riferimento a queste tariffe così alte, addirittura non permettano di pagarla. Tu devi fare un ragionamento diverso, ho detto io. Partiamo da una tariffa calmierata, anche difendendo quelli che erano gli interessi del gestore, l'ho fatto. Che ho fatto? Mi sono studiato di allargare i consumi di base nelle prime due fasce, cioè nell'agevolata e nella base. Quindi se tu allarghi i consumi, oggi i consumi qua finiscono a 108, poi inizia la prima eccedenza, come la chiamano, anzi il primo esubero, come lo chiamano, perché l'eccedenza non esiste più, poi ti chiarisco anche questo concetto. Se invece di 108 tu mi fai arrivare, diciamo mediamente, a 160 metri cubi, mantenendomi una tariffa bassa, e poi mi recuperi su chi veramente c'ha la piscina e consuma e quant'altro, e quindi evidentemente c'ha anche la disponibilità finanziaria per pagare, tu alla fine incasserai più o meno gli stessi soldi, però dando un vantaggio a quelli monoreddito o che comunque, voglio dire, portano pochi soldi a casa. Non l'hanno manco guardata, perché evidentemente loro non gli frega niente. Loro vogliono l'incasso sicuro, ti spiego come funziona. In un canestro tu ci metti tutte le spese che fa Acea, Ci mette pure pure quella sponsorizzazione dietro al tabellone della squadra di Frosinone. Ci metti gli stipendi, ci metti le macchine che ci metti tutto dentro sto canestro. E in più poi ci metti il lavoro che dovresti fare, cioè gli investimenti e i piani di intervento. E te c'è una certa cifra, giusto?
Sì, giusto, giusto. Questa cifra tu la dividi per o il numero degli abitanti, 480.000 del comune di Frosinone, o per il numero degli utenti, che sono circa 200.000. E quindi tu sai che ogni utente deve pagare quello che è tutte le spese diviso il numero degli utenti. A questa cifra ci metti un parametro per cui, voglio dire, Acea deve guadagnare, un parametro che gira sempre intorno minimo agli 8, 9, 10%, e quindi parliamo di 8, 9, 10 milioni, questo è il guadagno lecito, perché esce la tariffa. E io ho detto invece no, facciamo un'altra cosa, fissiamo la tariffa e dalla tariffa facciamo un discorso a ritroso per vedere quelle che possono essere le spese di investimento. Mi sembra più logico, no? Se non si possono fare investimenti, ne facciamo. Tanto fino ad oggi le avete solo annunciate, non le avete fatte. E la No. dimostrazione che non le avete fatte è proprio l'aumento della dispersione. Più Sì, lampante ma di questo. una scusa che dicono sempre che Roma paga poco è perché Roma è in pianura e la Principe Frosinone è fatta di colline. Un'altra fesseria di quelle, guarda, lasciamo perdere. Ma io Giustifica. dico che loro hanno anche, allora, un anno e mezzo fa circa è stato rivoluzionato il management qui a Frosinone, no? Perché dicevano che evidentemente quelli di prima non erano capaci, Maggini e gli altri. Questi che sono arrivati hanno fallito anche loro. Allora, evidentemente non è tanto la capacità, ma è proprio un problema di metodo che non hanno capito. Il metodo che loro applicano va in contrapposizione a quella che è la volontà del cittadino, e non può esistere un rapporto lavorativo quanto è conflittuale. Bisogna trovare i punti di intendimento finché ci sono loro. Io combatto sempre per cacciarli, è chiaro. Però È finché ci ovvio. sono loro dovrebbe. Io ho detto sì, mettiamoci a tavolino e parliamone. Ma seriamente, non con le finte, perché ormai le finte non lo possono più perché se ne stati scoperti. Chi l'ha scoperta? Magistratura. Ah, ma no, non lo diciamo da subito, ma che si vedeva, voglio dire, no? Scusami, loro hanno annunciato dei lavori 2 o 3 volte, ogni volta che annunci il lavoro, soprattutto parlando dei piani di costruzione dei depuratori, li hanno sempre annunciati e non l'hanno mai fatto. Un depuratore a Arce lo dovevano fare 10 anni fa, ma l'hanno riproposto un'altra volta. Quando tu annunci il lavoro, ti ho detto prima che dopo 2 anni la tariffa aumenta, però quel lavoro poi non l'ha fatto, poi lo riannunci un'altra volta, aumenta un'altra volta, ma quel lavoro era lo stesso che non hai fatto 5 anni prima. Hai capito che succedeva? Un poco per Ponte di Messina. Più o meno che ancora se ne è parlato solamente, non so, stiamo a qualche miliardo di spese, penso, Sì, no, ogni progettazione se ne vanno 40-50 milioni di euro. Ogni 10 anni viene riproposto. Poi posso dirti un'altra cosa, Acea è una società molto organizzata per fare i guadagni, per fare lucro, ma il servizio non lo conosce, non lo vuol dare e non gliene frega di dare. Capire. Discorso. C'è da dire questo, Renato, che forse nemmeno tanto capacità di fare i profitti, perché in borsa Acea gli hanno dato la tripla B, non certamente la tripla A che ha un monopolio di mercato che potrebbe tranquillamente Vabbè, no, quello, sfruttare però meglio. scusami, claro, quello è il rating, no? La borsa gli sta andando bene, infatti hanno fatto i dividendi anche quest'anno sul bilancio dell'anno scorso, Ma bilancio potevano fare 2020. meglio. Potevano fare meglio. Renato, dimmi una cosa, adesso il Comune di Acea ha fatto anche un'altra operazione che è la class action. Ci vuoi parlare brevemente di questa cosa? Certo, allora ci siamo imbarcati, lo devo dire francamente, in questa situazione perché neanche noi conoscevamo le dinamiche di questa opposizione class action, che non è un'opposizione normale, tant'è che è ancora pendente presso il tribunale competente che è Roma. Però noi abbiamo fatto delle obiezioni in questa class action e praticamente il giudice, anzi non è un giudice ma è un collegio, sono 3 giudici. Dopo 2 anni siamo andati in udienza a discuterla e adesso il giudice si è riservato, ma questo lo voglio specificare, non nel merito, se ci ammette alla class action, perché la class action deve L'accoglie avere oppure no? dei requisiti. Allora a lui deve vagliare questi requisiti
se noi ci stiamo, ci ammette e poi si andrà nel merito. Capito? Oggi è in riserva. Che significa? Significa che dovrà decidere, però non ha un termine per poter decidere, dipende da lui. Saranno passati già un minimo un paio di mesi dalla riserva. Da marzo, fine marzo mesi. Dovrebbe essere. Aprile, maggio e giugno, saranno 3 mesi già, sì. Però in questo caso siamo in cudine, dobbiamo stare. Renato, c'è una voce che gira da un po' per Cassino, dalla questione della crack section, che non so che alla fine, come a seconda di come vada a finire, dovrebbe creare dei problemi finanziari, degli sborsi finanziari a chi ha aderito. Vogliamo chiarire questa posizione? Mi hai spiegato, c'è poco da chiarire, cioè, così come il comitato, anche se con interventi un po', come si dice, speciali, ha fatto finora fronte alle spese che si sono affrontate, è chiaro che se verremo estromessi ci saranno da pagare le spese dell'escursus diciamo amministrativo presso il tribunale. Non penso sia un grosso problema. Ogni qualvolta abbiamo fatto una richiesta, voglio dire, gli associati, i cittadini normali ci hanno sempre dato una mano con piccoli interventi, 5, 10, 20 euro e quant'altro, e quindi abbiamo sicuramente. Sì. Ma mi sembra normale, anzi, noi abbiamo trovato un pool di avvocati, voglio dire che veramente ci stanno trattando bene e abbiamo speso poco per la loro professionalità, perché io poi l'ho seguita, la seguo in prima persona e ti dico che ci sta un lavoro dietro che la gente manco si immagina. Posso immaginare, Renato. Quindi diciamo che sono le spese amministrative che comunque vengono distribuite, certo. Ognuno poi per quello che può, insomma, nulla di... Certo. Nulla di... Certo. E Renato, come tutte le cose, quando c'è una rabbia, quando c'è la pancia che vibra, qualsiasi cosa crei, ci sta il boom popolare, tutti si adeguano. Poi si sa che poi quando passa il tempo si consuma, svanisce quella rabbia, si riduce, rimane lo zoccolo. Claudio, per seguire degli obiettivi in qualsiasi campo, oltre a crederci, perché bisogna fare sacrifici, ognuno a modo suo, ma bisogna fare sacrifici. E io ti sto dicendo che uno stretto, tu lo sai perché ci stai vicino, quindi uno stretto numero di persone questi sacrifici li sta a fare. Poi è chiaro che tu, molta gente preferisce delegare, quando ha delegato sta a posto, ogni tanto qualcuno mi telefona, come andate a finire? Non andate a finire ancora niente, spieghi, va. Cioè, capito, si allontanano proprio, questo è il punto. E di questa situazione poi se ne avvantaggia soprattutto la politica, perché la politica si è incalzata, persegue quello che tu riesci a spingere, se non è incalzata, come dicevano i romani, divide e impera. Una cosa che ti volevo dire a posto per la politica, volevo dirti questo come sostenitore, quello devo dirti questo, e te lo dissi che per me le battaglie ormai non si fanno più in politica, ma sono extra parlamentari. Quindi quando tu stai fuori stai al contorno dell'associazione, diventi un cuneo e pungoli. Quindi quando tu fatto parlato di questo, Claudio. Quindi, ma la tua battaglia è extraparlamentare, la devi portare su un tavolo politico, perché il provvedimento è politico. Chi lo prende il provvedimento? Renato, un attimo, ti volevo fare la domanda. Un attimo, stavo arrivando alla domanda. Ti faccio la domanda, perché poi la cosa bella è che io e te non siamo d'accordo sempre su tutto, però poi abbiamo giocato insieme tanti anni, nella mia mediocrità ho avuto la fortuna di giocare con te e per me è stato un onore. Perché non la tua mediocrità? Vabbè, però il problema è questo, è che poi io, anche se non sono d'accordo, mi allineo. Io non ero d'accordo con la scelta politica, poi tu l'hai, però l'ho abbracciata e tu ho votato e ho fatto campagna elettorale per te, è andata bene. Poi ti spiego perché mi do ragione, te lo dico anche perché non c'è solamente, il problema c'è nell'acqua. Appunto,
Io l'ho capito e devo dire che alla fine hai avuto ragione tu. La scelta di entrare nella maggioranza per far firmare quei punti politici importanti, per me è stata una cosa importante. Stare dentro è meglio che stare fuori, soprattutto a livello locale, forse a livello nazionale no, ma a livello locale sì. Spiega pure ai nostri spettatori perché questa scelta e perché sei sempre più convinto che hai fatto la scelta giusta. E chi dietro di te ti ha appoggiato, perché poi non è che sei solo, dietro di te ci sta un gruppo di persone che rappresenti ed è tu sei una punta di un nucleo molto importante che ti segue con caparbietà e con costanza. Certo, allora dicevo, per me, io ritengo oggi a 2 anni di distanza di aver fatto una scelta giusta. Ho fatto una scelta giusta innanzitutto per un motivo che già ho detto prima. Intanto ho indotto in una maniera diretta o indiretta un'amministrazione importante come il Comune di Cassino a deliberare sull'articolo 35, e se stavo in opposizione non ci sarei riuscito sicuramente. Intanto lo posso dire a voce alta perché ho i documenti che lo comprovano e il sindaco ne è cosciente, sono riuscito a portare dopo tanti anni il ristoro dell'acqua Campania a Cassino, 1,2 milioni, 1,3 milioni all'anno con tutti gli arretrati. Posso dire una parola non brutta, il ristoro se l'erano venduto, siamo arrivati giusto in tempo. La vecchia amministrazione aveva fatto un accordo con Acea per cui il credito che noi vantavamo come ristoro d'acqua Campania passava da Acea. La vecchia amministrazione è decaduta, però quella delibera di giunta l'ha fatta il prefetto che è stato ha traghettato la vecchia alla nuova amministrazione, e praticamente ha deliberato una convenzione, ha adottato una convenzione che doveva essere solo firmata. Con quella firma di quella convenzione l'Acea si prendeva il ristoro del comune di Cassino e non ci avrebbe dato manco un soldo, perché Acea rivendica, secondo lei, ma non li deve, 11 milioni e 200 di arretrati per una gestione di tanti anni del depuratore. E vi dico tutta la verità, quando ci siamo insediati il sindaco non aveva manco capito tanto questa questione, ci ho dovuto quasi litigare per fargliela capire. Quindi quella convenzione che è stata preparata è stata stracciata totalmente. E oggi noi possiamo dire che Acea, Acqua Campania ci sta mandando i soldi per cui il ristoro con tutti gli arretrati. Prima di spiegare. Allora, già queste due cose, voglio dire, mi danno soddisfazione per quell'accordo che io ho firmato. Ma c'è di più. Oggi proprio, cioè, abbiamo fatto la consulta dell'ambiente, voglio dire, e il sindaco mi ha dato mandato di interessarmi in una maniera, come devo dire, libera, insomma, non è una brutta parola, per poter portare avanti il discorso delle bonifiche e quant'altro. Cioè, se tu stai fuori, queste cose sicuramente non le puoi prendere. Io guarda, ti poi, a livello locale io sono d'accordo con te, hai avuto ragione, devo dartene atto. Sai bene perché mi segui, io ho detto e l'ho detto in campagna elettorale, l'ho detto sul palco l'ultima sera quando ho parlato prima di Salera, se ci sono al di fuori dei pazzi che abbiamo formato delle problematiche che io non condivido così come ci è successo, io non le condivido, te le butto in faccia. Vabbè, giusto così. Oggi posso dire, voglio dire, di aver fatto pressione perché ci fossero dei cambiamenti sul bilancio comunale per dare dei soldi extra alle persone che meno abbiano. Volevo arrivare a questo, però prima molti che ci ascoltano non sanno che cos'è il ristoro. In un minuto puoi spiegare che cos'è questo ristoro, così il quadro è più chiaro. Allora, è semplice. C'è stato un accordo interregionale tra la regione Lazio, la regione Campania, nel fine 2017, inizio 2018, per cui ribadivano già degli accordi vecchi, ma questo è l'ultimo, sono partito proprio dall'ultimo,
Per cui hanno deciso che il comune di Cassino, finché era gestore del proprio servizio, avrebbe avuto da Acqua Campania 200 litri secondi in pressione clorati, quindi già pronti per portarli al rubinetto, in maniera gratuita. Per qualsiasi evenienza doveva succedere che la gestione del servizio idrico passava dalle mani del comune ad un terzo, così come è successo per legge ed è passata da CEA, questi 200 litri secondo che venivano gratis al comune non venivano più gratis al comune, ma venivano venduti a titolo oneroso al gestore, quindi Acea, con i soldi del ricavato, Acqua Campania li gira al comune di Cassino. Ecco. Tutto questo perché? Perché nel vecchio accordo che ci fu quando hanno fatto i pozzi che tirano l'acqua, oggi 4.000 rotti litri al secondo per Acqua Campania, si è creato un danno ambientale e ecologico per il Comune di Cassino. E questa è una sorta appunto di ristoro di quel danno. Tutto Ah, qui. e quindi questo. Allora, Renato, io ti faccio la domanda che ti feci privatamente, te la rifaccio così spiegherai anche alle persone che ci stanno ascoltando la tua. Spontaneamente, ingenuamente, ti chiesi, Renato, ma allora con questo ristoro perché non si vanno a abbassare le tariffe dell'acqua? Tu invece mi rispondessi in un modo che alla fine mi hai convinto anche con quella risposta. Puoi spiegarci perché quel ristoro va in un altro, non può No, andare. una parte del ristoro, io questo ho fatto fare una variazione di bilancio proprio in questo senso, perché poi era tra l'altro era anche nell'accordo. Una parte del ristoro vanno ad aiutare nel pagamento delle bollette, però insomma le famiglie che veramente non possono, che hanno Sì. problemi, diciamo, e quindi si passa sempre attraverso il servizio sociale. Un'altra parte del ristoro. Cioè, tutto il ristoro va nel bilancio comunale, naturalmente, nella parte attiva del bilancio comunale. Quindi va in servizi. Alcuni servizi li abbiamo, come si dice, scelti, tra virgolette, anche se non con cifre esose, ma con cifre giuste. Abbiamo destinato una quota parte per la bonifica, ulteriore bonifica dei territori. Ho fatto destinare una piccola parte per il turismo, ho fatto destinare una piccola parte, questo è un bel progetto, lo dico in anteprima perché già l'ho annunciato al sindaco, il sindaco è d'accordo. C'è un bando degli orti urbani, cioè che significa? Significa che molti appezzamenti di terreno verranno dati ai cittadini, noi ai cittadini, ma ai comitati di associazione che lo chiederanno e verranno coltivati. Non li metteremo a posto con i recinti e quant'altro, e una parte del raccolto che ci sarà verrà confluita in un negozio comunale dove potranno attingere sempre tutte le persone, voglio dire, che A prezzi avranno sociali. problemi A prezzi sociali. in modo gratuito, in modo gratuito. Quindi abbiamo destinato questi soldi, abbiamo destinato dei soldi per lo sport e attività giovanili da fare, lo facciamo dentro le scuole. Voglio dire, è un arricchimento per la società che non deve essere sterile solamente in una spesa finanziaria, ma deve portare sviluppo. E benessere diffuso. È Quindi, Renato, chiaro, quello perché lo ci sta. sviluppo porta il benessere di tutti i Quello che cittadini. ci stai dicendo è che praticamente se noi riuscissimo, se la Principe fosse noi riuscisse a fare un qualcosa sul modello di Milano, Cassino con ristoro, non ne parliamo proprio, ci sarebbero ricchezze e risorse per tutti e si farebbe veramente sviluppo serio, dove nessuno è escluso. Allora, io dico una cosa, che i sindaci dovrebbero avere più coraggio. Voglio dire solo questo. Tu pensi che qualcosa si sta muovendo oppure è ancora tutto fermo? No, diciamo, Ci vuole allora, pazienza, Renato, ci vuole pazienza. il grosso problema, caro Claudio, il grosso problema era l'ignoranza in materia. Noi siamo stati bravi a far comprendere
le cose almeno basilari. La gente adesso comincia a capire perché, per come e per quando. Prima non si rendeva conto di niente. Io parlo naturalmente nel filone così, diciamo, dell'acqua in genere e di altre cose. La gente, se è consapevole, diventa anche più interessata al problema. Se è inconsapevole, questo è un esempio del sindaco Salera, che era ignorante in tantissime cose, ma vedo che ti sta seguendo su tante cose e ti sta dando libertà di manovra. Io mi reputo una persona equilibrata, nonostante abbia un carattere fumantino, però mi reputo una persona equilibrata. E se il mio avversario ha ragione, io gli vado incontro e gli stringo la mano. Da buon sportivo. C'è poco da fare. Naturalmente Salera non è neanche il mio avversario, quindi figura. No, ma figura, io, Renato, tu lo sai, io sono tornato a votare dopo 20 io anni. Io vi posso dire una cosa, che a Salera li potete di tutto, ma io non mi ci metterei al posto suo. È un lavoratore che non ce ne stanno pochi in giro. Pochi. Su questo noi prendiamo atto, Renato, ma tu lo sai che io sono tornato a votare dopo 20 anni per a te, e poi il ballottaggio non sono andato a farlo, perché io non ho problemi a dirlo le cose, perché sono trasparente, lo sapevamo, devo dire questo, che effettivamente qualcosa di diverso c'è, poco, ma ovvio che tutti vorrebbero, ma io credo le cose tutte, che in questo tutti anno, vorrebbero in questo fare. Terzo anno, in questo terzo anno si vedranno Scusami, tante piccole cose che sono state preparate. Renà, scusami, è ovvio che tutti vorrebbero tutto e subito, perché sto fatto nell'acqua. Chiaro. Tu lo sai che Cassino è un ambiente apatico, che non si muove niente, però il fatto dell'acqua è qualcosa che per i cassinesi, lo dico alla Termini, non dico cassinati, ma cassinesi è qualcosa di sacro. Quindi sto fatto dell'acqua è qualcosa che scombussola e dà fastidio Sì, enormemente. però io grido sempre ai miei amici che non vogliono capire uno slogan, e lo dico anche a te, Claudio, lo dico a tutti i telespettatori. Se noi dobbiamo cambiare, io ho capito il tuo ragionamento sull'acqua. Tu dici: ma Cassino c'ha l'acqua e noi stiamo a passare tutti sti guai sull'acqua. Infatti io faccio però il problema è un le altro, domande Claudio. Tu non puoi fare questo ragionamento, perché non arriva da nessuna parte, perché c'è una legge. Allora noi ci dobbiamo impegnare a cambiare la legge, se non siamo d'accordo su questa legge. Ma tu c'hai ragione, l'acqua è di chi ne ha bisogno. Hai ragione, questo Renato, è il punto. Ma a livello politico, a livello nazionale, ci sono dei partiti che governano, che il primo ha fatto il referendum, il secondo addirittura l'ha fatto come bandiera politica, sono i 5 No, Stelle. siamo Ma anche due cose diverse. Io non sto a dire che l'acqua deve essere una merce, no, per carità. no, non hanno fatto nulla per rendere questo bene indisponibile a Ma disposizione scusami, se Sette Frati rivendica che c'ha le sorgenti e quant'altro, non ha capito Sette Frati, un sindaco di Sette Frati, che le sorgenti non sono le sue. No, l'acqua La è madre demaniale, non natura si le ha fa. fatte nascere a Sette Frati, ma sono dell'umanità, non della gente. Io dico dell'umanità. Quindi che significa? Se Cassino c'ha un surplus d'acqua, noi la dobbiamo dare a chi non ce l'ha. E mi sembra un ragionamento talmente logico. Ma Ma non non per per farci lucro, qua è diverso. fare i dividendi in borsa, però. E non È per fare i questo, dividendi in stiamo a dire la borsa. stessa cosa. Appunto, quello. Comunque, allargando un po' il cerchio, allora la politica nazionale, che ha sbandierato l'acqua pubblica, ha deluso completamente. Adesso cominciano a svegliarsi anche un po' in altri posti. Qui prima di te, perché lui è un musicista che viene dal Cigolano, diciamo, non dal Cigolano, viene da Amatrice, da vicino a Amatrice, Alessandro Calabrese. Abbiamo parlato di musica, poi ho voluto parlare del problema dell'acqua, che adesso lì si sono svegliati, si sono affidati ai 5 Stelle. I 5 Stelle li hanno trombati letteralmente, e quindi mo si sono trovati lo stesso problema del lato. Quindi adesso lì è diventato un problema grosso. Però lì addirittura si sta muovendo il prefetto, si è mosso il prefetto. Pensi Sì, che l'ho stia letto, l'ho letto. cambiando un po' l'aria, la gente comincia a svegliarsi Ma e a fare da io, sé. guarda, le figure istituzionali si possono muovere solamente dentro gli steccati della legge. Quindi io adesso non so bene la motivazione per cui, però evidentemente sarà successo qualche cosa per cui il prefetto poteva intervenire. Ma Questo è intanto il concetto. però è simbolico, è intervenuto, non è mosso la Certo, cosa. che è Quello simbolico, per farti certo. capire che forse sta cambiando il clima e il cittadino non si affida più direttamente ai partiti, ma comincia a fare da sé. Speriamo, là, che ti devo dire?
Renà, per il futuro che ci dici? Non mollare, Renà, io ti dico non mollare perché se molli tu, noi siamo tutti No, perduti, te lo dico sinceramente. il futuro fra 3 mesi è il futuro. Io adopererò anche questo periodo di caldo per fare degli incontri. Sto a fare un sacco di incontri. Sono stato a Pontecorvo, ho parlato con alcuni consiglieri. Dopodomani vado a Frosinone a parlare con alcuni consiglieri e alcuni comitati. Cioè, quello che ti dicevo prima, io voglio divulgare quello che si può fare almeno nella nostra provincia. Poi, secondo me, a ottobre, fine settembre-ottobre, dovremmo organizzare una grossa manifestazione provinciale. Questo dobbiamo fare. Sì, Per poter dimostrare in una maniera aperta al popolo che cosa vuole. ma tu lo sai, no? Come dici, rupap c'è con la noce, piano piano ti spertuso, quindi con la pazienza Lo si so. riesce a fare. Quindi, Speriamo. ma il fatto è che la tua opera, adesso quello che abbiamo capito, è che anche al di là dell'acqua per la comunità di Cassino, quindi continua così, Renà. Noi forse saremo più pochi di prima, ma noi, come dire, molte volte i Claudio, il numeri mio non. modo di fare non è I numeri. capito e Aspetta, passa anche per, non lo so, come devo dire, insomma, è il rituale. Io lo capisco che è il rituale, però io mi permetto di dire che io voglio dire, c'ho una mentalità che non mi confronto con quelli che sono, tra virgolette, normali. Perché voglio dire che qualcuno mi dice: ma tu sei maggioranza o sei opposizione? No, io sono né maggioranza né opposizione. Io sono quello che combatte per i provvedimenti e per i progetti che fanno bene ai cittadini, non maggioranza e opposizione. Se voi capiste questo, andremo avanti Renà, in una maniera più spedita. sai come si dice? La gente va giudicata non per quello che dice, ma per quello che fa. Quello che ho Lo potuto so, capire però. Noi in viviamo più quel. un mondo di celluloide, purtroppo, la Lo so, gente ma guarda quello che si non, vede. Renato, non credere perché molte volte i numeri non si contano, ma si pesano. Non è come tu pensi che è solo No, così. ma a me, io lo sto dicendo senza nessun rammarico, io vado dritto per la mia Assolutamente. strada. No, Tu è la. mi conosci mo ci vado da ragazzo e ho avuto sempre la mia personalità, non dico che ho fatto sempre bene, per carità, avrò Ma fatto i miei errori come chi tutti è che non quanti. sbaglia, Pure Renato? discussione, però i miei errori me li sono caricati sulle spalle e me li sono portati tutti Renato, però quanti. c'è da dire una cosa, Renato, che per adesso il mandato elettorale lo stai facendo perché i risultati che hai ottenuto in questi 2 anni e mezzo sono straordinari e quindi non si possono non negare. Cioè, guarda, c'ho qua davanti, scusami, c'ho qua davanti perché l'ho fatto proprio ieri. Allora. Per le politiche giovanili, sport e tempo libero, ho fatto un programma, non è mai troppo presto, cioè presso le scuole elementari. Per il turismo, Cassino, tra storia, arte e cultura, sto facendo fare un'app che condensi tutte le notizie che si possono avere su Cassino, comprando anche i biglietti per poter andare a visitare tutti i siti archeologici, spettacoli e quant'altro. Sviluppo la bonifica ha bisogno di ricerca, quello che ti dicevo prima, che la bonifica dei terreni, andare ad allargare il cerchio per vedere se ci sono altri terreni che sono inquinati. Poi quello che ti avevo detto, i diritti sociali, politiche sociali e famiglia mirate a quelle famiglie che non possono pagare le bollette dell'acqua. E poi in ultimo, orti urbani. È la goccia che riempie il bicchiere, cioè la raccolta di quelli che faranno gli orti urbani che avranno un terreno a titolo gratuito, il 10% deve essere consegnato al comune che li distribuirà alle persone gratuitamente meno abbiente. No, Renà, parlando di arte e cultura, avrei qualcosa da dire per quanto mi riguarda per l'associazione che io gesto, di cui presiedo, però E non ne voglio. parliamo, qual è il No, problema? Ma assolutamente, non voglio abusare di questo spazio pubblico, lo dirò in separata sede. Chiudo con sì, la. no, infatti ne parliamo, ho detto, in separata sede, è chiaro, no? Quello che ti voglio dire è questo, chiudiamo con l'informazione. Credo che ci sta un boicottaggio indiretto della informazione provinciale verso la comunità Novacea che è clamoroso, tranne l'inchiesta, devo dire, che l'inchiesta aveva sempre dato lo spazio che meritate in maniera Sì, molto, molto libera, l'inchiesta di Cassino. vabbè, lo sapevamo, l'abbiamo detto, Ciociaria oggi.
È un giornale di Acea, perché Acea ogni anno, all'inizio dell'anno, gli dà un tot soldi e li occupa, non lo so, 200 pagine per dire, no? Anzi di più, perché ogni giorno esce 300 pagine. E gli ha detto a chi doveva dire che non deve parlare assolutissimamente del comitato no Acea, di De Santis, Però secondo l'inchiesta non ti ha mai fatto, perché poi l'inchiesta me. No, adesso è l'inchiesta è diventata un l'unico giornale. che ringrazio e non ci mette assolutissimamente il bavaglio, anzi, devo dire che molte volte mi invita lui a fare qualche intervista, quindi più di questo non possiamo Diciamo che dire. l'inchiesta. Anche purtroppo, anche nel settore editoriale esiste il valore assoluto che è il dio denaro, lo dico senza peli sulla lingua. Renato, Vanno a gettone. E andassero a gettone, si troveranno lo Renato, jukebox a casa. noi siamo fatti, ho questo incontro dobbiamo fare in italiano. Noi oggi ho fatto incontri con Peppe Ghiacciolo in cassinese, quindi la prossima volta parliamo in cassinese, ci divertiamo di più. Una cosa ti Lo so, volevo dire, però non è non potevamo. giusto per chi non ci No, capisce no, nada. no, no. Quello che ti volevo dire è che l'Italia, come libertà di stampa, si trova al 42esimo posto al mondo, quindi stiamo messi malissimo. Però diciamo che Lo so. l'inchiesta, io conosco troppo bene gli amici dell'inchiesta, a cominciare da Fernando Riccardo e Nella Massaro, fanno dei sacrifici enormi per andare Lo avanti. so, lo so, lo Ed è so. una nostra piccola, diciamo anche un piccolo orgoglio, perché veramente tengono alto a livello provinciale, non solo, una certa libertà di stampa che non la trovi sempre. E Infatti, quindi infatti. noi ringraziamo anche l'inchiesta per questo. Renato, Certo. vabbè, come al solito abbiamo superato un'ora, ma dovevamo parlare ancora di tanto, però adesso credo che Ha chiudiamo qua. voglia. Io ti ringrazio Va per questa bene, bellissima diamoci chiacchierata. appuntamento fra un po' di tempo, ne riparliamo. Vediamo anche se abbiamo raggiunto qualche altro. Quando tu hai voglia di poter parlare con noi, quando ti pare, mi chiami, dici facciamo Vediamo se un'altra abbiamo la chiacchierata. fortuna di sapere l'esito della class action, sarà un motivo per poterlo dire a tutti quanti, quello che Certo, si dovrà fare, perché Renato. noi, io no, perché so quello che significa, ma la gente non sa il valore di un'eventuale Ecco, quello volevo dire, è una bomba. È ammissione nella class action, non vittoria finale, l'ammissione una bomba. significa che una provincia può aderire alla class action, nella quale class action noi abbiamo ricusato un contratto che non esiste. Cioè qua, se il giudice dovrebbe accogliere alcune di queste nostre supposizioni che abbiamo fatto, si apre uno scenario che tu non immagini, perché tutti quanti possono aderire in un secondo momento a questa class action. Quindi può darsi che succeda che 100.000 persone partecipano alla class action, andremo sulle pagine nazionali. Hai capito? Guarda, la forza di Acea è anche a livello nazionale con la comunicazione. Io personalmente ho scritto a Giordano, a tutti questi che fanno i grandi dibattiti contro il sistema. Quando tocchi Acea sembra che tocchi il fuoco, il Sì, cavo sì. elettrico. È una cosa incredibile. Ma non ho riscontrato Acea Autostrada, allo stesso livello. È una cosa incredibile. Guarda, è Va bene, dai. sconvolgente, guarda. Comunque, Renà, Chiudiamo. io ti saluto, un saluto ai nostri spettatori, grazie di tutto, è Ciao, stata una grazie a bellissima te, chiacchierata. grazie a tutti quanti e chi ci ascolterà, anche per caso, grazie. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao.